Vi racconto la bellezza, parliamo di calcio stasera e specificamente di ricordi legati al Casarano Calcio. Siamo a Palazzo Sansonetti, proprio nel centro storico di Casarano, con Gianfranco Palmisano che è tornato dalla sua Sardegna qui a Casarano per alcuni giorni di vacanza. Ciao Gianfranco, ciao, Ciao. bentornato, bentornato. Grazie. Allora, che significa avere tanta eredità di affetti qui a Casarano, no? Riuscire ancora ad avere questa accoglienza così calorosa? Ma è un qualcosa che sentivo dentro di avere già, ma che non avevo toccato proprio dal vivo. Ma cosa che stasera ho visto che è rimasto un bel ricordo sia alla gente di Casarano, ma sia anche a me. Ecco, tu hai fatto 5 stagioni nel Casarano, hai visto grandi allenatori, no? Come Giorgis, per esempio, come Mario Russo, come Balugani, eccetera. Cosa ti è rimasto di più bello di quei 5 anni? Il più bello mi è rimasto che nonostante le difficoltà iniziali, per esempio del primo anno dopo che eravamo partiti a meno 5 con grandi prospettive, al secondo anno siamo riusciti a vincere il campionato di C e di C2 e andare in C1. Qual è Certo. stata la più grossa soddisfazione? Senti, il Casarano da lontano, come lo vivi? Ti informi mai dei risultati? Lo segui un pochino anche dalla Sardegna? Guardo solo le classifiche, Sì. sempre, ogni domenica i risultati, quello sì. Tu giocasti una partita importantissima, un crocevia contro la Salernitana, c'era Mario Russo allenatore, arrivarono 2000 tifosi da Salerno per quella partita che andò male, però il ricordo è rimasto comunque vivo e comunque bello, no? E come dire, comunque sia andata, è stato un successo. Sì, anche se c'è un po' di rammarico, perché Sì. se vinciamo quella partita forse il futuro sarebbe stato diverso. Sareste andati in Serie B, probabilmente. Mi ricordo invece dell'andata a Salerno, che avevamo pareggiato e Mario Russo mi aveva detto di marcare di Di Bartolomeo. Bartolomeo, E mi ero meravigliato perché ho detto, ma non penso che sia adatto a marcare. Ha detto no, perché tu a lui riesci a non fargli prendere palla, ma se vai via tu lui non riesce a prendere a te. In effetti è stata una bella mossa. Senti, hai scelto il Salento per alcuni giorni di vacanza perché ti piace il mare o per cosa? Beh, no, mare ne abbiamo quanto, forse più anche di voi. Sì. No, dovevo venire a salutare dei miei parenti, però ho detto vado 2 giorni a Casarano, faccio. Poi io dopodomani riparto, quindi toccata e fuga, però dovevo passarci per Cioè, forza. il tuo calcio di allora rispetto al calcio di oggi era più bello o è più bello quello di oggi? A dire la verità non lo seguo tanto, perché no? Però senz'altro c'era, penso, molto più gruppo negli anni miei, di amicizie, di cose, perlomeno quello che ho notato io. Forse era anche più tecnico il calcio di allora rispetto a quello di oggi, che è più atletico, Sì, no? forse più veloce, sì, senz'altro, sì. Bene, allora chiudiamo con un saluto ai tifosi del Casarano che si apprestano a seguire questo campionato di Serie D, da parte di Palmisano. Ah, l'unica cosa dico di star vicino alla squadra, lo sono sempre stati, però la vicinanza serve soprattutto quando le cose non vanno bene e lì si vedono i veri tifosi e penso che stando vicino si prenderanno qualche soddisfazione in più. Grazie, ringraziamo Gianfranco Grazie a Palmisano per voi questa e saluto. puntata di Vi racconto la bellezza e tutto e questi ricordi che sono se non bellezza sportiva, grande bellezza sportiva. Ciao Ciao a Gianfranco, voi, ciao. grazie a tutti.